Abbiamo argomento i 100 anni del Contolengo a Pisa, un traguardo importante. Nelle prossime settimane dovrebbero prendere il via i lavori di ristrutturazione. 100 anni di opere e carisma ispirati da San Giuseppe Benedetto Cottolengo, anche a Pisa, sono stati ricordati all'interno della grande struttura di Via Mazzini, con una solenne concelebrazione, ripensando alla funzione celebrata dal cardinale Pietro Maffi il 17 gennaio del 1923, 100 anni fa appunto, quando aprì le porte della casa pisana a quattro ospiti, quattro donne accolte in base ai valori della piccola casa di Torino, fondata a sua volta nel 1828. A distanza di 100 anni dalla fondazione, oggi si celebra di nuovo un inizio, quello della ristrutturazione completa della struttura che inizierà dalle prossime settimane. Questo è il nostro desiderio da quando abbiamo presentato qui una casa per la vita un anno e mezzo fa, poi fra il Covid e altre questioni la cosa è stata rallentata, ma è questione di settimane per l'inizio del lavoro, per la ristrutturazione completa, per arrivare a circa un centinaio di posti e quindi poter portare avanti con l'attenzione ai bisogni propri di ciascuno, fra autosufficienza, plurime e meno anziani e via dicendo, questa bella struttura di Pisa. È davvero da rendere grazie al Signore e rendere grazie anche alla grande famiglia del Cottolengo che continua a guardare con attenzione verso Pisa e a spendere energie, soprattutto di presenza umana e religiosa, qui nella nostra città. Non è stato un percorso facile, una struttura sottoposta a vincoli, siamo in pieno centro storico, però ci siamo riusciti e la struttura lentamente prenderà forma e sarà la casa di tanti pisani e tanti pisani che avranno bisogno nei prossimi anni. Intanto è annunciata la partenza dei lavori divisi in step. I tempi complessivi dipenderanno invece dalle risorse disponibili e dai costi di materiali e manodopera che nel frattempo, come è noto, sono aumentati. Per adesso è un investimento della piccola casa, siamo in attesa che ci siano generosi benefattori come 100 anni fa che collaborino per questa opera. Abbiamo voluto investire, anche se rispetto al prima del Covid praticamente i costi sono raddoppiati, ma vogliamo investire in tal senso e siamo qui anche, come faceva il Cottolengo stesso, a tendere la mano e dire chi vuole aiutarci, siamo contenti.